stiamo per partire, un grande concerto in sostegno della lista comunista, un concerto che non è solo un momento di spettacolo ma anche di riflessione politica. Insomma, i gruppi che si esibiranno sono tre gruppi che io penso che hanno segnato la nostra militanza politica, non solo di comunisti italiani ma direi di chi ha attraversato le piazze negli ultimi 10 anni, insomma, con i 99 Posse, con i Modena City Ramblers e con i Garbanda Bassotti. Noi siamo cresciuti e il fatto che oggi siano qui a sostenere la lista comunista e la candidatura di Oliviero Di Liberto non è certamente un fatto casuale, insomma. Io vorrei che a inizio di questa festa li dedicassimo a questi tre ragazzi che sono morti 2 giorni fa un grosso applauso. Benvenuti, è doveroso ricordare questi operai visto che ce li ricordiamo solo quando muoiono bruciati in un'acciaieria, Riccardo. Una festa sì che sta per cominciare, ma anche un'occasione un po' per pensare, per tutti quelli che pensano che la legge sia uguale per tutti e non per qualcuno più uguale. Alla sinistra del palco c'è lo stand per firmare la petizione popolare per le dimissioni del Presidente del Consiglio, un uomo a cui non affiderei neanche il mio condominio. E alla mia destra invece c'è un altro stand, perché visto che i comunisti non ci vanno più in televisione, ce la siamo fatti da solo, quindi chiunque abbia qualcosa da dire, chiunque pensi che questo mondo gira alla rovescia, può andare lì nello stand di PDCTV e gridarlo. Noi lo manderemo in onda come abbiamo mandato in onda tutto quello che è successo in questi mesi. La festa comincia, non diciamo altro. Un grande applauso per Enrico Capuano e la Tamuriata Rock. Sei da anni all'interno del movimento, ne hai viste tante, hai visto addirittura la DC, ma di la verità, eravamo mai arrivati a un punto del genere? Beh, uno scollamento così forte tra la partecipazione popolare e le istituzioni, e credo che siamo veramente al punto più basso della storia. Cioè, la cosa che è molto grave è che la democrazia si basa su alcuni principi, sull'informazione per esempio, e questa è molto messa in discussione, sulla partecipazione, ma mi sembra che i cittadini sono lontani dalla politica e dalle istituzioni. Sulla formazione, ma mi sembra che le stanno distruggendo la scuola e tutto ciò che fa sì che una persona, un ragazzo per esempio, acquisisca elementi di conoscenza. Credo che ci troviamo in un livello molto, forse molti compagni non si rendono ancora conto quanto è pericoloso questo momento storico, e l'unica possibilità è quella di ricercare l'unità con tutte quelle forze che spingono verso la democrazia. Perché devo dire sempre stronzate a Ciafo simpatico? Tu in teoria non dovresti. Questo retaggio che i napoletani hanno a essere simpatici, per forza, no? E allora facciamo un'intervista seria, parliamo della sostituzione reale del lavoro al capitale. Parliamo. Nella fase della sostituzione reale del lavoro al capitale, i mannamuraide. Napoli esce sempre fuori. Senti, quanto è importante in questo momento, che è una cosa piuttosto seria, fare concerti del genere? È importantissimo, perché. Vabbè, mo mi hanno appena informato che dall'altro lato del palazzo c'è Forza Nuova che sfida. E in questa epoca cavalleresca, diciamo così, c'è bisogno di nuovi cavalieri. L'era cavalleresca va pure bene, però con un cavaliere solo poi è una palla. E allora... Certo, poi a noi ci dicono che siamo quelli vecchi, in realtà loro sono medievali, quindi chi è più vecchio? No, infatti, no, ma poi... No, non si può. Se cioè con questo tipo di iniziative, cercando di rimanere, come dire, compatti e visibili, forse riusciamo a evitare una nuova resistenza, una nuova guerra e tante cose brutte, insomma, che l'Italia ha già visto, tra l'altro. Se ci leviamo di mezzo noi e gli lasciamo tutto in mano, per cui piuttosto che questo. Che ne pensi del fatto che ancora l'altro ieri tre operai sono morti come al solito? Uno si sente male, l'altro vanno ad aiutarlo e muoiono tutti e tre. È una guerra in realtà, come ho scritto nella canzone. È una guerra non perché il numero di morti coincide con quello di una guerra, è una guerra perché c'è stato il generale di corpo d'armata di un esercito, che è quello della Confindustria, del G8, non lo so come lo vogliamo chiamare.
che un bel giorno ha deciso che la sicurezza sul lavoro è questo, il bilancio è quest'altro, insomma ha fatto tutta una serie di calcoli e ha stabilito delle vittime accettabili, e le vittime accettabili sono i morti nostri, per cui è una guerra a tutti gli effetti. La canzone finisce con una domanda: sono io il pazzo o no? Ti sei risposto dopo tanti anni? Io penso di no, anche se la canzone gioca proprio su questo, insomma, che un po' faccio il pazzo, però il gioco è quello, insomma, io faccio il pazzo e dico cose da pazzo, però chi è che me le confuta argomentando? Fino a mo' nessuno. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposta a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada allora. Vedo che la discussione politica è ormai a dei livelli minimi, però qualcosa si muove, insomma, eppur si muove, direbbe qualcuno. Questa, come avevamo detto il primo maggio, in qualche modo, questo primo inizio di unione a sinistra è un buon segnale. Speriamo che sia una cosa che possa dare il là anche in futuro per le altre forze di sinistra, per stare unite, unirsi e fare la lotta sulle proprie sfumature, le proprie idee all'interno di un partito con le spalle larghe e che faccia il partito di sinistra in Italia. Ci sono, noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo le canzoni, la musica, e poi qualcuno ci deve però mettere le idee, la forza politica. La gente ha, credo, ancora voglia e bisogno di sentire e di sentirsi appartenere a una parte politica che in Italia ultimamente è scomparsa. Compagni dei campi e dalle officine. Quanto è importante in questo momento storico fare concerti in giro per l'Italia cercando di far svegliare queste coscienze che sembrano sparite? Noi, se continua così, ci addormiamo pure noi. Se continua così, ci addormiamo pure noi, ci addormentiamo, così lo dico in italiano. E noi da sempre facciamo queste cose perché noi viviamo nel mondo del lavoro, nei quartieri proletari, popolari, come si dice adesso. E quindi ci abbiamo da che fare con una certa mentalità che è cresciuta non per volere della gente, ma sicuramente per volere di qualcuno, forse pure per parte della gente che si dice di sinistra e non si dice più comunista, ma quindi parlare di una cosa comunista, diciamo, per noi è un certo rilievo. È una cosa importante comunque quando tu vedi la banda Bassotti famosissima a girare tutto il mondo, che sono in Giappone, Sud America, eccetera eccetera, tu devi pensare che la banda Bassotti, nel caso io, Vicky e qualcun altro, quasi tutti, il lunedì andiamo a lavorare, cioè il lunedì andiamo al cantiere, siamo all'altro operaio, che quella è la nostra vera famiglia. Questo è il messaggio che mandiamo da là, dal cantiere verso il mondo. E al prossimo fronte della resistenza, le fabbriche, le scuole, i disoccupati, sono loro i nuovi partigiani oggi. E allora è dedicata quest'ultima canzone, torneranno a volare i carburatori nelle piazze. Combatteremo contro tutti i padroni che affamano la città, le città d'Italia.